Io ho molto piacere, è un onore per me per conoscere questo Battelia in Iran situation, iraniano situazione. Speriamo che continuiamo così per un'altra attività per la voce della donna iraniana. Dall'impegno nello sport alle battaglie in nome della libertà delle donne iraniane, l'alpinista Nasim Meshki è stata accolta in comune questa mattina e premiata con una targa dall'assessore Emanuela Ferrante in segno di riconoscimento della città. Il comune sente di dover essere vicino a queste donne come tutte le altre donne, perché io invece credo che anche in Italia, che è un paese sicuramente più evoluto dal punto di vista, delle norme, delle leggi, accettare che anche alle nostre donne, anche le nostre donne subiscano violenze addirittura all'interno della famiglia, come purtroppo tuttora si accetta perché le norme non sono adeguate, è davvero ancora più grave. Quindi io credo che per un paese come questo, civile come il nostro, si debba davvero fare un passo netto in avanti nella tutela delle donne. La riforma Cartabia io credo che non sia neanche ancora sufficiente. L'amministrazione sostiene con forza la battaglia per l'affermazione dei diritti delle donne in lotta contro il regime e con un ordine del giorno approvato dal Consiglio su proposta della consigliera Maria Grazia Vitelli ha conferito simbolicamente la cittadinanza onoraria alle donne iraniane. Una richiesta che mi era stata fatta dall'Udi Donne, cioè dall'Unione Donne Italiane, dall'Udi, affinché si potesse dare luce al problema delle donne in Iran, che come ben sappiamo sono donne maltrattate, oltre a essere maltrattate non hanno libertà assolutamente di nulla. Alla cerimonia in sala giunta presente anche Maurizio Capone, che ha dedicato il brano Kapil Luang alla memoria di Mahsa Amini contro ogni forma di violenza sulle donne. Ma qualun dio, qualun vada turco, quando la cire nessuno infamità.